Salone metaurense della prefettura gremito per il tradizionale scambio degli auguri tra il prefetto Emanuela Saveria Greco e le autorità della provincia di Pesaro Urbino. Un momento utile anche per tracciare un bilancio e proiettarsi al 2024, un anno importante per la città di Pesaro. Dal punto di vista lavorativo, che anno è stato per lei? Molto impegnativo. Io e i miei collaboratori e tutto il personale della prefettura lavoriamo con passione, in un clima di serenità, ma lavoriamo tanto perché è diminuito il numero degli impiegati e quindi ognuno di noi fa più di quello che in teoria dovrebbe fare, ma lo facciamo con passione, lo facciamo per la collettività. Tempo di bilanci ma anche di previsioni in vista di Pesaro 2024, qual è il suo punto di vista? Guardi, io sono emozionatissima, ogni volta che penso a Pesaro, capitale della cultura, immagino a cosa si possa fare e soprattutto a come usare questo salone, perché vorrei che tornasse agli antichi fasti rinascimentali, quindi faremo tante cose per far sì che sia una bellissima festa e soprattutto che questo territorio, non solo il comune di Pesaro ma tutta la provincia, sia conosciuto per come merita. Un pomeriggio dedicato anche alla consegna delle onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana ad 8 persone, tra cui Gianluigi Cirtoli, comandante dei Carabinieri, nominato cavaliere. È un riconoscimento dell'attività che viene fatta tutti i giorni ed è un piacere averla fatta qui a Pesaro, aver raggiunto questo risultato qui a Pesaro a livello provinciale. Però sono contento che sia giunto in questa occasione, a livello, diciamo, in questa situazione, questa cornice così bellissima come la prefettura di Pesaro. E Amerigo Varotti, direttore di Confcommercio Marche Nord, nominato commendatore. C'è una certa progressione, no? Per cui dalla prima onorificenza di cavaliere, poi ufficiale, questa di commendatore è arrivata dopo diversi anni. Lo speravo, auspicavo che avvenisse, perché per un fatto familiare, mio padre prima di morire è stato nominato commendatore al merito della Repubblica e mi sarebbe piaciuto emulare mio padre, quindi ci sono riuscito. Una cosa dove non riuscirò è che lui, quando è morto, l'hanno nominato anche colonnello e quello onestamente non riuscirò a farlo.